Mister Tarantino, una vittoria sofferta, probabilmente frutto anche di un dolore che c'è all'interno della società per la prematura scomparsa di Carmelo Spinella. Comunque tre punti importanti e sudati con un Monreale che veramente vi ha messo in difficoltà. Ma non lo sapevamo, perché il Monreale si gioca le partite in fine al 95esimo, sapevamo tutto questo, una squadra che corre, sta bene in campo, stanno bene fisicamente, però la cosa importante l'hai detta tu, era importante vincere per fare un regalo anche al nostro Carmelo Spinella, perché comunque era un dirigente troppo attivo per questa società, ci teneva troppo per il Marineo. E abbiamo fatto questo piccolo regalo che noi possiamo fare, è stata la vittoria, e ancora dobbiamo fare quella più grande, perché comunque Carmelo se lo meritava a fine campionato. Poi andiamo tutti al funerale, andiamo tutti al cimitero a dedicargli la salvezza di questa squadra. Senti mister, è una partita difficile, siete entrati in campo forse con tanta volontà di vincere, con 4 punti, probabilmente lì la squadra era un po' disequilibrata. Sì, è normale, perché se tiri troppo la coperta poi ti scopre. Io questo l'avevo pure pensato, però volevo fare giocare i 4 attaccanti a uomo contro i loro difensori, però comunque loro hanno fatto una grandissima partita a livello difensivo. Poi ho capito che dovevo svuotare un po' l'attacco per mettere un centrocampista, e poi il secondo tempo direi che abbiamo fatto benissimo. A chi dai la palma del migliore in campo? Ma sai, io un giocatore non lo vorrei mai nominare, però la società, il gruppo, tutto il Marineo, perché comunque stiamo soffrendo, stiamo facendo un giro di ritorno spettacolare, la palma in campo la darei a tutti. Senti, adesso una doppia trasferta, probabilmente la vostra classifica finale risentirà di queste due gare difficili, ma il Marineo ha abituato i suoi tifosi, insomma, al cardiopalmo. Ma no, io sono stato sempre un allenatore che dove vado gioco per vincere, perciò domenica noi andiamo a Castellammare a provare a vincere, perché poi non è sicuro che la vinci, però noi ci proviamo sempre, perché l'abbiamo visto anche a Mazara, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e poi è andata come è andata. Abbiamo visto pure il Mazara oggi a pareggiare da San Cataldo in un campo difficilissimo, e noi ce la giocheremo sempre con tutti. Quanto è pesata oggi l'assenza di Di Giorgio? Ma no, non è pesato, anche perché Dalì ha giocato benissimo, non giocava da 4 mesi, ha fatto la sua nostra partita. Direi che sono soddisfatto di tutti i ragazzi. In bocca al lupo. Crepi.